A partire dal 10 luglio fino al 15 gennaio 2011, la suggestiva location del Castello di Acaja ospiterà la mostra dal titolo Stephen Hall su pietra. Veramente sì, noi abbiamo avuto già altre esperienze molto importanti al riguardo che hanno attratto sul territorio nostro professionisti, artisti da ogni parte d'Europa. Questa occasione, questa sinergia straordinariamente importante tra provincia di Lecce e Comune di Vernole porta di nuovo a mettere il Salento al centro dell'attenzione, in questo caso dell'architettura europea, in maniera determinata e corposa. Con questo nuovo grande evento prosegue l'impegno della provincia di Lecce, dell'Istituto di Culture Mediterranee e dell'Osservatorio Urbanistico Tecne per la promozione della cultura architettonica contemporanea e dei suoi protagonisti. È una mostra di architettura, è una mostra che assolutamente dice che cosa sia l'architettura, da piccoli edifici a grandissimi edifici. È una mostra che ridisegna la possibilità dell'architettura per essere una cosa del futuro e della modernità. È una mostra importante perché il pensiero di Stephen Hall, che abita a New York ma lavora in tutto il mondo, è un pensiero che con grande continuità, pure nella infinita differenza dei singoli edifici, dei differenti materiali, delle idee che si svolgono, non perde mai una visione continua che apre una strada per l'architettura contemporanea. La mostra coglie l'occasione per riflettere sui processi che hanno condotto alle recenti realizzazioni artistiche dello studio di architettura Stephen Hall in Cina e in Europa. La mostra, che si svolgerà presso il Castello di Acaja, mira ad illustrare il processo del design dal momento del concepimento iniziale fino alla sua realizzazione, documentandone le varie fasi inerenti alla creazione dei modelli, il disegno e l'animazione virtuale. Beh sì, si chiude un ciclo importante di una serie di attività iniziate con l'Osservatorio Urbanistico Tecne circa ormai 6 anni fa. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare nel Salento i più grandi architetti al mondo, Heinz Tesar, Stephen Hall, questa volta Alvaro Siza, ricorderete. Quindi è un percorso virtuoso che abbiamo avviato dal Comune di Calimera con l'istituzione dell'Osservatorio Urbanistico Tecne, istituendo anche il premio Tecne. Le sculture in pietra, ossia gli oggetti più piccoli presentati, sono state realizzate esclusivamente per questa mostra e rendono evidente l'approccio scultoreo dell'opera di Stephen Hall. Credo proprio di sì, che sia un fiore all'occhiello e che sia parte integrante di una programmazione culturale che tende a rilanciare il Salento per una serie di iniziative in ambito culturale, su un turismo culturale importantissimo per il nostro territorio. Vogliamo qui valorizzare le nostre realtà, ma vogliamo anche avere la possibilità di ospitare eventi importanti che offrano una opportunità in più a chi in questi luoghi desidera rimanere nel periodo delle vacanze.